agli altri. Noi abbiamo alla base il non assolutamente riferirci a nessuna base ideologica, né di centro, né di destra, né di sinistra. La nostra base di lotta è la nostra terra che parte dall'Abruzzo sino alla Sicilia Lampedusa. Se dobbiamo voler bene, se amassimo la nostra terra, per fare il bene della nostra terra, io penso che in questo momento, per ragioni di lotta unanime, non la si può fare stando dietro alla difesa delle ideologie, le quali dividono e non fanno certamente gli interessi della terra. Questo ci contraddistingue, perché il motivo principale per cui non si riesce ad aggregare tutti i movimenti è perché purtroppo ci portiamo il retaggio delle ideologie novecentesche e ce le portiamo ancora ad oggi, come se non riusciamo proprio a comprendere che in fondo le lotte fra le ideologie, ricordo il fascismo contro il comunismo, ingrassavano la Democrazia Cristiana, ma certamente per il territorio del sud, francamente, i miglioramenti necessari, il riequilibrio delle economie e dei gap esistenti fra i territori comunque non ci sono mai stati. Ma questo ovviamente non riguarda la Democrazia Cristiana, ma riguarda tutti i governi che dal 1860 ad oggi si sono ripetuti. I meridionali vivono di speranza e questa speranza l'hanno dimostrata votando a man bassa, cercando di fare qualcosa di profondamente diverso con le ultime elezioni. Ma prima ancora di queste ultime elezioni ci sono stati due motivi referendari, due, che era quello sulle trivelle e quello il referendum sulle trivelle e il referendum sulle variazioni costituzionali proposte da Renzi. A vedere l'estensione del voto referendario già si vedeva un cambiamento profondo, perché da quell'immagine, da quelle statistiche si ricominciava a vedere il disegno unitario delle due Sicilie che rispondevano nello stesso modo e quindi nella stessa logica. Questo poi è stato confermato con le ultime elezioni politiche. E quindi tutto il sud, dalla Sicilia all'Abruzzo, aspettava questo cambiamento radicale affidandolo nelle mani dei 5 Stelle. Non staremo qui a valutare il tipo di governo che si è formato, eccetera, eccetera, ma sostanzialmente il sud ha dovuto al momento subire anche, purtroppo, questo compromesso stranissimo fatto con la Lega. La Lega, come tutti i partiti, sono partiti nazionali, come ben sappiamo, nessuno è nato a sud. Da 160 anni mancano proposte politiche che nascono da sud, da uomini del sud, totalmente, e quindi i proprietari dei partiti, di tutti i partiti nazionali, sono del nord, con la testa al nord, e quindi l'interesse è a casa loro. Adesso i tempi sono maturi per ripensare un po' a tutto un contesto di fatti. Continuiamo a stare disuniti e continuiamo a chiarirci addosso. Come diceva poc'anzi l'avvocato Spina, non riusciamo a cambiare sostanzialmente la situazione e continuiamo a mandare i nostri figli all'estero o nel mondo e a fare grandi altre parti del mondo, e noi ci grattiamo le nostre braghe come fanno i lebbrosi, senza alcuna reazione, senza alcuna spina dorsale. Allora, dinanzi alla questione ideologica che noi intendiamo superare, che vogliamo superare, però questa cosa vediamo che molti hanno un respiro affannoso per spogliarsi delle proprie ideologie. Allora cosa resta da fare? Resta in maniera intelligente, secondo me, togliendo le spigolosità anche individuali, comunque avere dei contatti con tutti, in modo tale di ragionarci sopra, anche perché
diventa veramente, ma veramente per continuare a dare mandato ad altri, a delegare altri al nostro posto per rivoluzionare l'attuale sistema. Noi ci troviamo davanti anche un altro fatto. Vedete, sappiamo tutti quanti che il Sud è stato unito per 800 anni. Sappiamo bene che poi dal 1860 qualcuno che è venuto dal nord ci ha invaso, già sappiamo tutto. Sappiamo queste cose, poi arriviamo al 1947, primo gennaio 1948, e passano la Costituzione repubblicana. Ci hanno fatto sbagliare, ovviamente, 80 anni di Savoia e di Savoiardi in parte nell'Alto Renato, che ci hanno dato, con tutte le guerre che ci hanno propinato, tutti i milioni di morti che abbiamo dato sull'altare del Dio Italia. Arriviamo nel 1948, allora questi grandissimi padri costituzionalisti decidono di prendere la cartina geografica e di dividere il Sud in tanti pezzi e pezzettini. Inutili pezzi e pezzettini, perché in questa maniera hanno frazionato le nostre economie e fanno di noi come le manciate di deputati e senatori che vanno a difendere quei pezzettini di territori regionali. Fanno ciò che vogliono. Di qua, ovviamente, riceviamo che la Basilicata, che dà 3, 4, 5 deputati, non ha alcun potere per alzare la voce contro le rivelazioni. Non lo farebbero ugualmente, perché i nostri deputati, i deputati espressione di questa terra, alla fine comunque devono battere i capi dei partiti nazionali. Pena la poltrona. E quindi, di conseguenza, anche questo. Ma se il Sud fosse un'unica entità politica amministrativa, noi avremmo chiaramente, spogliati dai partiti nazionali, spogliati dalle ideologie, avremmo un grande potere contrattuale per dire alt, qui il petrolio se lo si deve prendere, lo si deve trattare con noi, alle nostre condizioni, se decidiamo di farvelo prendere. Adesso, questa situazione, per poterla difendere, per poter proporre un discorso di questo genere, abbiamo bisogno appunto di stare insieme agli altri. Perché purtroppo, è vero, noi abbiamo intellettuali, scrittori, giornalisti, che per anni hanno portato alla ribalta le problematiche della nostra terra, però poi alla fine una condizione vera non c'è, sul piano politico non c'è mai stata. Il nostro frazionamento è però identico al frazionamento politico che c'è in Sicilia, grande, sì, è identico anche al frazionamento questo che è nel Veneto. Io l'anno scorso ho partecipato a un congresso internazionale per l'autodeterminazione dei popoli del mondo e mi sono trovato con la realtà veneta, che anche loro come noi hanno partiti, partitini, ovviamente non si va per la sua strada e non riescono a concretizzare granché, nonostante loro hanno questo grosso partito che è la Lega, che però questi gruppi non riconoscono come titolari dell'azione che invece vorrebbero intraprendere. E quindi, mentre noi diciamo che Zaia vuole questo, c'è qualcuno all'interno del Veneto stesso che dice di no. Però, 1948, per tornare indietro, è il momento in cui viene frazionato il Sud. Il Sud, che per 800 anni è stato insieme, forse ha bisogno di ritornare insieme. Forse, io direi, sicuramente deve tornare insieme. Per fare questo ci sono delle procedure che chiaramente i padri costituzionalisti non ci obbligano a fare. Stamattina si parlava nel pulmino di questo. Vedete che l'attuale Costituzione italiana prevede che è possibile che siano i consigli regionali, 3 consigli regionali, 4 consigli regionali che possono deliberare di
unificare le regioni, oppure occorrono dei referendum popolari per fare questo. Però ci chiediamo, il motivo per cui le più grandi nazioni al mondo, che parlo dalla piccola Svizzera agli Stati Uniti d'America, loro che sono federali o confederali e sono le più grandi nazioni al mondo, forse nel federalismo ci può essere una chiave di svolta. In fondo, se anziché l'invasione piemontese ci fosse stato quello che in molti ospitavano dai Cattaneo ai lunedì scorso, di un'Italia federale meglio se confederale, a fronte invece dell'invasione piemontese, probabilmente il nostro destino sarebbe stato un altro. E quindi ci sono oggi, dinanzi a queste tematiche, la possibilità di portare contestualmente alla nostra azione politica il federalismo, che qualcuno propone dal nord che sia addirittura nord. In un momento in cui ci sono tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che chiedono di autodeterminarsi e che lo stesso Di Maio pare accogliere, pur garantendo che i livelli dei servizi di tutto il resto del paese, come dice lui, sono garantiti, ma non dice come, perché se è vero che le tre regioni del nord si trattengono la maggior parte della fiscalità, dall'altro quello che trattengono non viene più distribuito. E quindi dire, come dice Di Maio, saranno garantiti per il resto del paese tutti i servizi in uguale misura, significherà che questi servizi qualcuno li deve pagare e quindi deve metterci quelle parti della moneta, dei finanziamenti che quelle tre regioni non davano. Il mio non è un piagnisteo, il mio è una constatazione di fatti, perché per quanto mi riguarda, questa Italia può, e ve lo dico assumendo in tutte le responsabilità, piaccia o non piaccia, può anche crollare così com'è. L'essenziale è che lo Stato italiano la finisca di mettere le mani nelle nostre tasche. L'essenziale è che si finisca di fornire la possibilità all'azienda internazionale di venire a fare ciò che si vuole, anche di quelle del nord. Loro si devono determinare, ci devono trattenere la fiscalità e noi dobbiamo continuare ad acquistare i loro prodotti, ma stiamo scherzando. O questi ci hanno presi tutti quanti con l'anello al naso, perché in fondo è così. Perché qui, per il bene di questo Dio particolare che si chiama Italia, che non ha niente a che fare con il Dio che noi abbiamo celebrato poc'anzi, ma questo è il Dio che veramente viene idolatrato, dove viene chiesto il sacrificio umano. Perché nel momento in cui si tiene in piedi una fabbrica come l'Ilva di Taranto e continuano a morire i bambini e le persone in genere, per il bene del Dio Italia, non è possibile. È una cosa inqualificabile. Nel momento in cui nessun governo, compreso l'ultimo, ha mosso un dito per la terra dei fuochi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che stiamo onorando un Dio. È così. Perché in fondo tutti i ragionamenti dei politici quali sono? Dobbiamo salvare l'Italia. Ma si dimentica che l'Italia è formata da famiglie. Se non si salvano le famiglie non può salvarsi l'Italia. E siccome le famiglie che si devono salvare sono solamente quelle del nord, e noi dobbiamo ancora continuare a rimetterci di ogni cosa, a partire dagli affetti e anche dai sacrifici umani, questo diventa intollerabile. Qui nasce la necessità improcrastinabile dello stare insieme. Però mi mettere un cartello, ve lo dico, sapete, adesso per fare protesta ci si mette i cartelli, io scenderei il cartello qui, no per di tempo, perché tutte le buone riunioni che si vogliono fare, dite tutto quello che volete, ma io penso, ho difficoltà anche in questo contesto a parlare, perché sono cose che noi sappiamo tutti bene. E come le sappiamo noi in ogni altro contesto.
bisogno di dirci. Abbiamo bisogno di dirci semplicemente fra chi in tutti questi anni ha fatto il meridionalismo a qualsiasi livello, dal giornalista al giornalario, all'intellettuale o all'intelligente o ai tappetti dei partiti, dei movimenti, di sedersi attorno a un tavolo e tirare fuori questa grande forza politica senza l'aiuto di nessuno. Con l'aiuto di nessuno, l'aiuto non si può certamente negare. Arriva, ma ti nasce lontani dalla tua vita. Questo io ci tengo. Tuttavia, questo non significa che per il bene della nostra terra, non, volta per volta, non vada a rivedere questa posizione. E allora, nell'ottica dello stare insieme con l'amico Mario Stanzione, leader dei meridionalisti, dei meridionalisti indipendenti, dico bene, e poi anche a nome di altri movimenti che magari quando darà lui la parola mi spiegherà meglio, e stamattina con l'intervento di quattro nuovi fratelli. Non amici, non compagni, fratelli. Abbiamo deciso il comune accordo per le persone con me. Abbiamo deciso di comune accordo di dare vita a un nuovo gruppo politico. Abbandoniamo il movimentismo che tanto ci aveva avvicinato come parole grazie ai successi di un altro movimento molto più grande nato a Genova, e quindi se significa essere di parte da qualche parte, noi siamo partiti da oggi. Da oggi partito è il partito meridionalista. La nostra denominazione deve essere accessibile a tutti immediatamente, dall'Abruzzo alla Lampedusa, ma anche a Torino, anche a Milano, anche a Verona, anche a Varese, anche a Bologna, ovunque, e deve arrivare anche fuori dall'Italia. Noi stiamo vivendo un'esperienza a Bari del rientro degli italo-venezuelani, 300.000 meridionali in Venezuela, abbandonati dallo Stato italiano, abbandonati a se stessi, nonostante che questa gente è stata costretta a lasciare la propria terra, i propri affetti 40-50 anni fa, sono andati in questi paesi da pezzenti e oggi sono grandi industriali morti di nuovo di fame. Cosa fa lo Stato italiano? Nulla. Condizione politica, neutralità. Condizione rispetto ai nostri conterranei, strafottenza. E nient'altro. Sanno perfettamente che non possono curarsi, sanno perfettamente che non hanno da mangiare, sanno perfettamente che non hanno mai i soldi per entrare, e non c'è nulla, niente. E quando è arrivato il nostro messaggio, quello del movimento di un siciliano in Venezuela, hanno detto: ma di cosa state parlando? Perché ovviamente la cancellazione della memoria riguarda tutti. Di cosa state parlando? E quando i nostri amici che sono rientrati, hanno avuto la fortuna di rientrare, hanno detto: è un partito meridionalista. La risposta si dica che sia un partito meridionalista, lo sosterremo. Forse noi, caro Mario Stanzione, cari fratelli siciliani, forse noi avremo la possibilità invece
proprio di che arrivi il successo addirittura da oltre frontiera, prima ancora che dalle nostre terre, perché dalle nostre terre siamo assolutamente frazionati. Lì abbiamo sentito cose strane, gente che ha votato Lega, ha votato il Movimento 5 Stelle, poi abbandonati, si sono sentiti abbandonati dalla condizione di neutralità dello Stato italiano, dalle dichiarazioni di Conte, e sono passati a chi? Alla Lega. Tutti. E noi siamo assenti, sino a stamattina alle 12. Da ora in poi le cose sono diverse. Partito meridionalista, all'interno del nostro simbolo noi porteremo le nostre istanze particolari, che sono l'indipendentismo siciliano e il duo sicilianismo. Così sarà chiaro per tutti la nostra volontà a 360 gradi. Gli indipendentisti due siciliani si potranno riconoscere facilmente, così come tutti quelli che credono nelle due Sicilie. Bene, siamo d'accordo, e poi ai miei congressisti dico, avviandomi assolutamente alla conclusione, so che ormai si stanno avviando maledettamente, ma lui se no, per cosa devo fare? Dicendo che è evidente che quanto già discusso in assemblee nostre, l'abbiamo appurato, ci saranno delle ulteriori variazioni, ma parliamo di organi istituzionali. La Sicilia merita, stando più avanti nei discorsi, molto più avanti, merita un'attenzione e una libertà maggiore rispetto a noi stessi. Saremo un corpo unico, ma loro saranno quelli che devono impegnarsi in maniera più particolare. Alle figure che già conosciamo del presidente e del vicepresidente, sarà affiancato invece un presidente di tutto il territorio delle Sicilie e della Sicilia, e poi avremo anche una personalità specifica, quasi un capo delle attività in Sicilia. Ma questo non significa che se lo stanno per i fatti loro, ma faremo azioni comuni, costanti e continue. Loro hanno avuto, c'è stato qualche altro meridionalista che ha fatto dei patti congressuali, patti confederativi. Un anno fa sono andati alcuni amici di Napoli che conosciamo, Grillo prima di ora lo stanno schiacciando tutti i piedi. Quindi ci sono stati degli amici che sono andati da Napoli, sono andati a firmare un patto di confederazione a Palermo, e dopodiché hanno fatto questa bella cosa, ma poi, e lo sono diventato anche io francamente, avevo avuto degli impegni che non ci sarei voluto dare, però materialmente questo patto non è andato avanti. In questo caso noi avremmo fatto un patto maggiore, rispetto a una confederazione avremmo fatto un partito. Grazie a Dio, noi forse abbiamo qualche idea in più e qualche capacità in più. Detto questo, la nostra linea politica non cambia. A mio avviso, e questo è il tema anche, voglio che stamattina non ne abbiamo parlato con gli amici, il CMT esiste e noi ci siamo. Noi non rompiamo con nessuno. Il CMI domani mattina sarà a conoscenza di questa nostra realtà. Ma questa nuova realtà non esce dal CMI. Lo so. Quindi la nostra famiglia può allargarsi, bene, così come anche, e questo che è venuto invece fuori nei nostri ragionamenti di stamattina, con l'amico Pino Aprile, sentiamo, io che ho invitato a parlare, ve l'ho detto, che invitato a parlare, se vengono, avremo tutti quanti modo di affrontare il coltello, di vedere cosa c'è da fare. Certamente, io oggi, questi ultimi due giorni,
stando qui, occupandomi del congresso e di tutte le nostre attività che abbiamo fatto, non so come sta la questione del governo, ma se si dovesse andare a votare Salvanizzi, io lo dico alla Varese, non faccia volta. Noi dobbiamo andare a votare, i nostri dobbiamo farli dire il segno. Io non ho paura di prendere lo 02, lo 03, io ho la necessità di partire, ho la necessità che i meridionali, i cosiddetti meridionali, sappiano che c'è il loro partito. Non solo questo, è evidente che le tematiche programmatiche sono tante da dover mettere, a partire da quelle economiche. Abbiamo con noi la fortuna di avere l'economista Canio Trione. L'economista Canio Trione non è funzionale al Movimento dello Siciliano, è a disposizione su delle vie economiche e rivoluzionarie e noi possiamo fare il nostro in punto o in parte secondo le nostre esigenze. Questa è la seconda battaglia, la seconda linea. Porteremo, secondo me, indipendente da quello che ci dicono loro, perché il congresso inaugurale, signori, noi del Partito Meridionale lo facciamo a Marsala. A Marsala! Di là è finita e di là si riparte, cavolo! Di là si riparte! Riepilogando, facciamo il cammino sul federalismo, sì, noi saremo anche in questa opzione, perché il federalismo ci può dare un'opportunità. Dobbiamo ragionare di queste cose, ragazzi, che il federalismo, mentre oggi ci chiedono l'autodeterminazione tra le regioni, gli stessi amici del nord ci dicono non facciamo il federalismo, è meglio. Certo, il federalismo è meglio perché finalmente potremo avere anche noi la possibilità di autodeterminarci, che loro non sanno cosa significa esattamente quello che vogliono i meridionali dal federalismo. E non glielo diciamo, che sarà una sorpresa futura. Se ci vuole federalismo, ci vuole. Non scopriamo tutte le carte, noi siamo d'accordo su questo. Siamo partito. E poi siamo anche per lo stare insieme. Certamente chi perde tempo, non perde tempo, ricordate il cartello. Noi alle elezioni ci andiamo. Ci andiamo. E per portare e parlare le elezioni, questa cosa significa. Dove riusciamo si fa, ma noi non ce la faremo in tutta l'Italia, non fa niente. Da una parte dobbiamo crescere, non è che oggi abbiamo comprato un terreno con 100.000 ulivi già piantati alti, metteremo diverse particelle a crescere. Io sono contro le malapiante, sia ben chiaro, sono contro le malapiante. La mala pianta Forza Italia, quando è nata, ha preso il 60% in Sicilia, il pieno in tutto il sud. Che cos'era se non una mala pianta? Cosa volete che sia? E io quando vedo un partito che improvvisamente diventa grande, enorme, cosa c'è dietro? Come si chiamano quei prodotti che si fanno agli animali? Gli ormoni. Bene, così è. Io voglio invece un animale che sia di razza, che sappia cavalcare, che sappia anche ringhiare e scacciare. Questo è il partito meridionale. Questo deve essere per me. Partito meridionale, all'interno del simbolo che legherà le due Sicilie insieme con la Sicilia, che la parola so, i dipendenti siciliani e due siciliani. Io ho terminato la mia relazione, qui mi riservo per ovviamente la replica finale. Grazie.
concorrenti, così perché sono altri. Abbiamo scritto che oggi, 24 agosto, in Pretoro,